Benvenuti al secondo appuntamento di A Porti Aperti on Fire, il talk show bollente che racconta il gusto e il piacere per le cose buone: carne, pesce, vino, birra, cocktail e tanto altro. Ma conosciamo subito i nostri ospiti: Giovanni Rodolfi, mastro birraio del birrificio San Biagio. Elia Grillotti, chef e produttore di Genziana, Marco Gemelli, de il forchettiere, insieme al suo bartender Simone Alocci. Ma partiamo subito con Elia Grillotti. Buonasera, buonasera. Raccontaci un po' la tua Genziana, soprattutto non tutti sanno cos'è la Genziana. Diciamo, l'agenziana è eh, una bevanda, un liquore antichissimo perché eh, annovera migliaia di anni nella sua tradizione. Eh, è conosciuta molto nel centro Italia e nel nord Italia, mentre diciamo che le regioni intermedie ne, ne, ne perdono un pochino eh, la conoscenza, ma per questo ci siamo noi, stiamo provvedendo insomma, a eh, divulgarne di nuovo eh, l'abitudine. Ma perché? Perché è eh, un, un liquore, un digestivo che ha delle eh, capacità... Eh, digestive eh, importantissime, accelera tantissimo la produzione di succhi gastrici. E perciò, presa dopo pranzo, dopo l'autopasto, velocizza di molto la digestione. Ma ha delle caratteristiche importanti anche a livello organolettico e, e medicamentoso: eh, purifica il fegato, eh, regola l'organismo regola la diuresi. Eh, è una mano santa. Noi abbiamo in gestione con eh, la nostra azienda ormai da qualche anno un'abbazia che si chiama Abbazia di San Quirico e Giulitta, che si trova nel paese di Micigliano a Rieti, nelle gole del Velocchio vicino ad Amatrice dove è, che è una uh, abbazia benedettina dei monaci benedettini che ha solamente 1200 anni i monaci benedettini erano i detentori di, di, di tutto quello che era il sapere delle ricette di, di, di questo tipo di produzione di infusi, di decotti e quant'altro. Perciò un pochino sulla tradizione del, dell'abbazia di San Quirico, dei monaci, eh, abbiamo fatto tutto un percorso di studi per eh, riutilizzare quelle ri, ricette però rivisitate in chiave moderna perché anche il vino... Moderno e completamente diverso dal vino di allora. E perciò eh, siamo arrivati ad ottenere questa tipologia di prodotto. Eh, è ottima per eh, organizzare un aperitivo, può essere fatto uno spritz al posto del classico Campari o Aperol eh, alla Genziana, soprattutto se utilizzata la Genziana all'Uppelo eh, come aperitivo o Infatti come digestivo. Io vedo due tipologie di Genziana, io ero abituata a conoscerne solo una. Oggi ne sincero. abbiamo voluto portare due tipologie ma in realtà ne abbiamo più di due tipologie cioè quella classica che diciamo è quella un pochino più più strongo un pochino più amara perché eh, tengo a precisare una cosa eh, che l'agenziana è alla base di quasi tutti eh, gli amari eh, o i digestivi di successo cioè eh, a base eh, di, nel 90% degli amari c'è l'agenziana, all'interno del Campari c'è l'agenziana, all'interno di tantissimi altri liquori che adesso non facciamo nomi c'è l'agenziana. In questo caso noi abbiamo fatto quella classica per i puristi perché poi chi la beve mediamente gli piace la parte amara, eh, ne abbiamo creata un'altra all'Uppolo al luppolo andando a prendere non l'amaro del lupolo che si eh, riesce a tirar fuori solo superati tot gradi, ma solamente la parte floreale, perciò non andiamo ad arricchirlo con una eh, amarezza maggiore, ma prendiamo solamente il bouquet floreale, perciò avrà un sapore molto più rotondo, molto più morbido, molto più profumato per poterla farla bere anche ai palati più delicati. Ne abbiamo fatto un altro tipo che è una barrique eh, che è una riserva che viene messa in infusione per 8 mesi Un'infusione classica dell'agenziana va dai 40 giorni ai 60 giorni, quella riserva sta in infusione per 8 mesi e poi fa 3 mesi di barrique e, e ha um, un sapore molto più rotondo, molto più legnoso. Prende del tannino, prende. Diciamo che è un'agenziana da meditazione. Stiamo lavorando su un'agenziana al peperoncino con il mio amico Suriano che è un grosso eh, conoscitore e eh, manipolatore dei peperoncini perché a Rieti ogni anno facciamo anche la fiera mondiale del peperoncino eh, dove viene gente da tutto il mondo e tutta la città si trasforma e perciò in occasione di questa manifestazione particolare e in nome di questa manifestazione volevamo creare anche questo prodotto eh, al peperoncino. Grazie Lia, ci hai fatto scoprire un mondo, io conoscevo solo l'Agenziana dei Puristi, invece in realtà la stiamo bevendo un po' ovunque. Questa qui diciamo che è il periodo dell'agenziana in, in, inizia a andare molto di moda eh, nei, nei nostri territori la fanno quasi tutti a casa il problema di chi la fa a casa è che spesso entra in competizione con il vicino e perciò per distinguersi dal vicino si aggiunge una materia prima diversa eh, caffè chicchi, chicchi Chicchi di caffè, bacche di ginepro, alloro, peperosa, rosmarino. Ognuno è, è, inventa come può a suo gusto, però poi va un pochino a snaturare l'essenza dell'agenziana, Genziana. Però quella è quella amara, quella che, che diventa quasi. Eh, cioè, bisogna essere un vero uomo per poterla bere. Io per esempio non la potrei bere. Eh, e poi abbiamo quelle commerciali che di solito invece vengono fatte per miscelazione: cioè vengono fatte con acqua, zucchero, un pochino di polvere, di genziana, vengono miscelate e imbottigliate, però quelle pur. Mh, essendo un, un prodotto uh, vendibile, vanno a perdere un, un pochino, numero uno, gli effetti benefici, numero due, il sapore e la qualità e numero tre, eh, la capacità di, di digerire che dovrebbe essere alla base, insomma, di, di questo prodotto. Questa invece è, è fatta alla vecchia maniera, però resa un pochino con sapienza, un pochino più rotonda, un pochino più morbida, messa eh, a disposizione di un palato un pochino più vasto. Grazie. Ancora dia. grazie per averci grazie invitato. Tante. E ora mandiamo il contributo video dei Vox Populi dell'aperitivo che c'è stato ieri sera durante l'evento a Porte Aperte. E ringraziamo Radio RTN. RTN Radio che è Radio Trasimeno Nazionale e ringraziamo la persona di Sara Tintori che ci ha dato questi magnifici contributi. No. Direi che è stata una giornata intensa, non ci aspettavamo l'affluenza che c'è stata. Domani dicono che sia ancora migliore, quindi ci sì, prepareremo anche la giornata di domani. Ma l'impressione è più, più che positiva. Beh, è il momento di ritrovo, una bella occasione per conoscere tanti fornitori, tanti produttori, molto interessante. Ringraziamo tutta l'azienda per questa possibilità. E niente, finiamo un bellezza. Poi domani ve lo sappiamo dire meglio perché siamo arrivati alle 4 eh, oggi. Eh, però... Quindi magari la rifacciamo domani e le diamo un parere completo. No. Quindi tre giorni completi? No, due perché poi ci fanno tornare a lavorare. Ah, mamma. Se pressioni mamma. Pressione a caldo di questa iniziativa a porte aperte che si sta svolgendo a Bastia dal 19, 20 e 21 febbraio. Guarda, è un'iniziativa fatta veramente bene. Poi ho visto che gli stand sono fatti benissimo. Le grafiche coloratissime di un, un impatto visivo notevole poi c'è stata tantissima gente quindi veramente una bella iniziativa complimenti a cancelloni grazie mille grazie a voi ciao ci sono più sacchi. e eccoci di nuovo in studio e ora è il momento di Giovanni, il nostro Mastro Birraio del birrificio San Biagio, che crea veramente dei capolavori. Raccontaci che cosa vuol dire essere un Mastro Birraio. Il Mastro Birraio innanzitutto è colui che riesce a conoscere il prodotto a tal punto, perché non siamo tecnologi. Quando tu già inizi a parlare di Mastro Birraio, vuol dire che eh, tutto quello che è tecnologia è acquisito, ma... Oltre a questo si va ad approfondire la conoscenza sulla materia prima, quindi eh, l'idea di aggiungere, per esempio, la nostra monasta a miele all'oro nasce proprio dall'idea di fare una riflessione più profonda rispetto alla conoscenza tecnologica delle materie prime e cominciare a valutare proprio quale può essere l'espressione, in questo caso, del territorio, come poter rappresentare all'interno della bottiglia. Un prodotto che può diventare poi unico nel suo genere. Questo credo che è proprio sia la figura del mastro birraio, con, inteso proprio come figura un po' più elevata ancora della, della figura del tecnologo, di colui che conosce a pieno i prodotti. Te lavori qua in Umbria, ma non sei umbro? Ecco, questa è una domanda <ride> che mi viene fatta sempre, perché inevitabilmente il mio accento mi, mi tradisce subito. Sono bergamasco. 21 anni fa ho lasciato il nord Italia e sono eh, sceso in Umbria. Vivo ad Assisi e quindi opero all'interno di questa realtà, un antico monastero Nocerino, Nocero Umbra. Eh, a quel tempo si cercava un mastro virraio che potesse veramente portare avanti il progetto di sviluppo e di crescita di questa realtà, e quindi ho accolto questo invito da parte di alcuni imprenditori che mi hanno poi portato a fare anche un cambio di vita che è stato proprio quello di iniziare a vivere nella città serafica, quindi lì... Poter godere della bellezza dell'Umbria. Ti ringraziamo di cuore perché crei veramente dei capolavori. Ma che cosa hai portato qua in trasmissione? Io ho portato Monasta, che è la nostra birra che ci rappresenta maggiormente perché di fatto è quella che racchiude oltre gli ingredienti del territorio, perché di fatto l'idea di fare una birra all'interno dell'antico monastero nasce proprio dalla, da un'analisi semplice di quali erano i, i prodotti d'eccellenza del territorio. In primis acqua vi ricordo che quando si va a bere un bicchiere di birra più del 90% è acqua, quindi buona acqua fa buona birra unitamente alla, eh, siamo un'azienda agricola quindi unitamente all'orzo coltivato all'interno dell'azienda agricola eh, e poi abbiamo fatto una riflessione, siccome il monastero è datato 1333 abbiamo fatto una ricerca, abbiamo eh, individuato alcune ricette di quel periodo di quell'epoca e da qui abbiamo cominciato a fare queste birre particolari e quella che ci rappresenta di fatto maggiormente è Monasta perché di fatto diciamo la prima birra di ispirazione monastica. Pur essendo noi laici abbiamo cominciato a fare questa eh, ricerca, abbiamo scoperto che nel 1333 la birra veniva aromatizzata con il Grüt, parola tedesco che significa spezie, quindi un insieme di erbe e di spezie per dare sapore alla birra e all'interno di questo mix c'era anche miele, c'era anche alloro e da qui l'idea di prendere le foglie d'alloro dall'albero secolare posto fuori dal monastero, unitamente al miele. Abbiamo l'associazione apicoltori di Gubbio che ci rifornisce il miele per questa birra. E quindi nasce la prima birra di ispirazione monastica, che racchiude proprio espressione del territorio, cioè materie prime che mh, oggi nel movimento birrario italiano, perché vi ricordo più di 850 realtà produttive, eh, questo fermento che nasce 30 anni fa, quindi si è cominciato a... a riportare nella, nella birra le sue caratteristiche d'origine. Quindi eh, grazie a tutto questo movimento si è iniziato proprio a produrre birre artigianali, di cui noi facciamo eh, parte ormai da 15 anni di questo, eh, in questo mondo. Qui ho portato sì. Monastra. Possiamo vedere il colore perché sì. sicuramente sarà particolare visto che è aromatizzata. Sì, eh, consiglio sempre di preparare il bicchiere bagnando il bicchiere, qui non abbiamo il rubinetto dell'acqua fredda, quindi io... Ho preso qualche cubetto di ghiaccio per abbassare la temperatura del vetro e per eh, preparare ad accogliere la birra. Dopodiché il servizio. Anche qui nel servizio facciamo cadere la birra sempre nel bicchiere, mai bicchiere e bottiglia attaccata. Come mai? Perché questo mi permette di creare questo cappello di schiuma. Eh, schiuma è fondamentale nella birra perché mi permette di proteggere la derrata alimentare birra, non solo ma anche di trasmettere tutti i profumi, tutti gli aromi che la birra può, eh, ci può dare che ha nel suo interno. Come vedete una birra ambrata eh, con questa velatura che è dettata proprio dal fatto che non filtriamo e non eh, pastorizziamo il prodotto. Quindi è un prodotto integro, naturale proprio come eh, diciamo che la rifermentazione anche nella bollicina ci dà la possibilità appunto di avere una birra con una fragranza e una delicatezza anche al palato molto particolare. Grazie Giovanni, eh, grazie eh, tante. È stato un piacere, vi ringrazio per l'attenzione. Ed ora passiamo al nostro Marco Gemelli, De Il Forchettiere, che è veramente un giornalismo d'assaggio. Eh sì, Cosa significa d'assaggio? So. Un pochino lo possiamo intuire. Beh sì, l'idea era... Eh, raccontare un po' ciò che succede nel mondo del food attraverso l'esperienza diretta, quindi assaggiando, e come dire, ne porto i segni di, di un impegno che ormai va avanti da più di dieci anni. Eh, per, il, per la prima volta quest'anno siamo sbarcati in Umbria, eh, in una, esportando diciamo, nella Perugia eh, la manifestazione, forse più importante che la mia testata organizza che è il, il Forchettiere Award, quindi i premi della ristorazione, che proprio quest'anno hanno avuto come main sponsor proprio Cancelloni. Quindi eh, l'azienda ha voluto sposare questo progetto e non più tardi di poche settimane fa abbiamo premiato sei categorie, dal fine dining alla ristorazione tradizionale, lo street food, le gelaterie, le pizzerie e i bar migliori di tutta l'Umbria, mettendo al lavoro una giuria popolare e una giuria tecnica. Tra l'altro i vincitori di, queste, uh, di questa manifestazione, sia in Toscana che in Umbria, oggi sono qui a Bastia, al, ad a Porte Aperte, per raccontarsi all'interno di una serie di talk show e cooking show che abbiamo fatto ieri, oggi toccherà ai talk show e anche una masterclass sul gin volevo chiederti eh, di questi talk show che appunto fra poco dovrai anche fare eh sì. e ti dobbiamo liberare assolutamente, raccontaci quello che hai portato, che valore hai portato ad A Porta Aperte con i tuoi appuntamenti. Certo, nella giornata di ieri ho chiamato eh, due dei vincitori del Forchettiere Awards Umbria, eh, Toscana e sono lo chef Fabio Nistri di Degusteria Italiana di Firenze che ha vinto il premio come one to watch, quindi quello che una volta si chiamava lo chef emergente, adesso è lo chef da tenere d'occhio, quello che da qui a qualche tempo potrebbe rivelarsi un talento importante della cucina. A seguire abbiamo avuto Jacopo Pereira, che a scapito del nome è italianissimo, ed è lo chef del frantoio di Colle Valdelsa e lui ha vinto il premio come miglior ristorante della Toscana, sempre per, il, eh, per la giuria combinata del forchettiere. Quindi i due ieri sono venuti, ieri pomeriggio, e hanno preparato un piatto ciascuno. Adesso vado un po' a memoria, ma... Eh, Fabio Nistri ha preparato un eh, raviolo con il bitto che è un formaggio eh, d'alta Italia insieme a una quenelle di cervo marinato mentre invece Jacopo ha optato per uno dei suoi piatti signature lo spaghetto con eh, l'aglio nero fermentato e affumicato al legno di faggio devo dire due stili diversi, due piatti profondamente diversi da loro che però ci hanno dato la possibilità anche di raccontare queste, eh, queste figure che ci auguriamo possano da qui a qualche tempo eh, spiccare il volo verso le mete più importanti della ristorazione. Oggi, tra pochi minuti, toccherà al, questo talk show sulle, stele, sulle nuove stelle. Abbiamo chiamato uno stellato umbro, eh, Andrea Impero di Elementi Borgo Brufa, uno chef toscano, Ariel Hagen, anche lui nome straniero ma fiorentinissimo. Una stella rossa e una stella verde e sono due eh, appunto tra i talenti più interessanti del mondo stellato. Quindi parleranno insieme al food photographer Luca Managlia, che è un eh, conosciuto ritrattista, eh, non solo del mondo food, ma appunto riesce a unire la parte visuale del piatto con quella degli chef e poi a degna conclusione di questi due giorni griffati il forchettiere avremo una masterclass dedicata al destagionalizzare il gin eh, abbiamo chiamato e ringrazio di essere venuto Simone Alocci che preparerà un, una serie di gin tra cui due li ha portati sono il gin brûlé che è un, un po' una, un divertismazzo sul tema del vin brûlé. Infatti, è un gin realizzato con le botaniche da cui normalmente si prepara il, gin, il vin brûlé. E il mare d'inverno, che invece appunto, è un altro gin che gioca su terminologie e sensazioni invernali, ma appunto in una località come quella dove lavora. Eh, il Buon Alocci, che è un eh, come dire, che è in riva al mare, nella, nella Maremma Grossetana, quindi eh, per questo abbiamo voluto creare questa sinergia. E ora sono proprio curiosa, lasciamo la paura, la, la parola a Simone Alocci, bartender. Che cosa ci proponi ora? Allora, abbiamo fatto un drink molto semplice: eh, di base, utilizzeremo il gin di cui sono produttore, che è il mare d'inverno Argentum 925. Nasce come un Gin, un progetto del 2020. Abbiamo appunto voluto destagionalizzare il prodotto andandolo a riproporre in maniera anche eh, diciamo in alternativa a un Whisky o un Rum di poco invecchiamento su grandi cocktail classici. Quindi questo fa sì che possiamo andare a utilizzare un prodotto che comunque sia utilizza le nostre botaniche del territorio. Io sono di Porto Santo Stefano, un locale lo sparkling, proprio in Monte Argentario. Andiamo a giocare un po' sull'invecchiamento in botte di rovere, eh, non tenendolo troppo in osmosi con il legno, quindi andando a rispettare quello che è il distillato di base. Quindi avremo un po' più di struttura e delle note anche speziate, un po' di chiodi di garofano, volute dal rovere. E abbiamo fatto un drink molto semplice: in pratica. All'opera, assolutamente È più il lavoro dietro piuttosto che il lavoro avanti. Ecco. Che fatto? Sicuramente la preparazione la poi preparazione di, questa, di questo sodato, che in pratica eh, è un cordiale eh, su una logica di pairing: mm. peperone rosso. Foglie di kefir lime essiccate, poi abbiamo messo un insieme di acidi, eh, del sale, a tagliare un po' la nota troppo spiccata dolce data dal, dallo zucchero, chiaramente diluito in acqua e poi sodato. Quindi semplicemente mettiamo 40 ml di mare d'inverno. che poi tra l'altro Marco e i tuoi due chef stellati li avremo dopo durante Vic Very Important Chef. Per cui seguiteci, seguiteci assolutamente, perché più tardi avremo sia Andrea Impero che Ariel, perdonami la pronuncia, Agen. E completiamo con la soda. Una mescolatina e ci siamo. Ecco qua, se volete esatto. assaggiare, sono prego. Proprio curiosa. <ride> e con questo magnifico cocktail. Ringraziamo i nostri ospiti, li mandiamo ai loro lavori perché la giornata non è assolutamente finita. E continuate a seguirci perché subito dopo andrà in onda a porte aperte e a seguire Vic, Very Important Chef. Grazie di essere stati con noi.